La Juventus alla fine piazza finalmente il colpo a centrocampo, è fatta per Carlos Alcaraz, giocatore molto interessante, classe 2002, scuola Racing Club, giocatore argentino, completamente assolutamente estraneo rispetto al tennista spagnolo che ha lo stesso nome e cognome, ma completamente estraneo al tennista spagnolo, si unirà alla squadra di Allegri. È un giocatore che proviene dal Southampton, che lo aveva pagato nel gennaio del 2023, quindi esattamente un anno fa, 14 milioni dal Racing Club, e in questa stagione ha giocato 1313 minuti, collezionando anche 4 gol e 3 assist. Ma adesso ne parliamo con calma perché è un centrocampista che può ricoprire, diciamo, diversi ruoli. Beh, a tutti i ragazzi da Frantuf. Abbiamo parlato ieri di un possibile colpo a centrocampo della Juventus. Si erano fatti nomi interessanti, ma soprattutto dei nomi esperti per quanto riguarda la Serie A. Si era parlato di Bonaventura, si era parlato di Pereira, che erano, diciamo, i due nomi principali. Si era parlato anche di un possibile, magari, nuovo tentativo per Samardzic. Ma alla fine la Juventus, praticamente in un paio d'ore nella notte, è riuscita prima ad interessarsi, poi a chiudere praticamente il colpo Carlos Alcaraz. Un colpo che arriva sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato addirittura a quasi più di 40 milioni di euro, perché è un giocatore estremamente interessante e di grandissima prospettiva. Un centrocampista che, come detto, può ricoprire diversi ruoli ed è questa proprio la sua caratteristica principale, forse per la quale la Juventus l'ha voluto acquistare, perché nel Southampton, oltre a giocare quindi come centrocampista, come mezzala, comunque abbastanza offensiva perché è un giocatore che ha i gol, ha gli assist nelle gambe, è un giocatore che ha giocato anche dal ruolo di trequartista, quindi molto vicino alla punta, e addirittura alcune volte ha giocato come vera e propria prima punta. È un giocatore quindi che è estremamente offensivo, che la Juve effettivamente serviva, perché a centrocampo la Juventus, a parte Rabiot, i numeri dei centrocampisti per quanto riguarda la fase realizzativa sono davvero pochissimi i giocatori che sono andati in gol. Per esempio Miretti ne ha fatto solamente uno, McKennie addirittura a zero, Locatelli ne ha fatto solamente uno. Quindi sono giocatori che comunque a centrocampo per la Juventus non sono, che non portano tantissimi gol. Anche lo stesso Cambiaso ha fatto solamente, se non mi sbaglio, un gol in Serie A e un gol in Coppa Italia. Quindi oggettivamente i gol per quanto riguarda i centrocampisti della Juventus mancano. E questo giocatore, che effettivamente è abbastanza offensivo, perché è un giocatore che, come detto, per la maggior parte ha giocato sicuramente come mezzala, ma è uno che gioca come trequartista, è uno che attacca la porta, è un giocatore estremamente offensivo, che alla Juventus obiettivamente serviva come il pane, perché effettivamente la Juventus in questi anni a centrocampo, dopo aver perso Vidal, Pogba, poi Pirlo, Marchisio, effettivamente, ma lo stesso Khedira, lo stesso Matuidi, che comunque portavano dei gol importanti, quest'anno, l'anno scorso comunque Rabiot ha fatto tanti gol, ma con l'assenza qualche volta comunque di Rabiot per qualche infortunio, per qualche acciacco, la Juventus a centrocampo mancava di qualcosa a livello offensivo. E questo giocatore potrebbe portare anche dei gol importanti. Qual è diciamo, quello che mi fa un po' pensare? Il fatto che il diritto di riscatto sia fissato ad un prezzo estremamente elevato. È vero che il Southampton l'anno scorso l'ha pagato 15 milioni di euro dal Racing Club, e che obiettivamente i club inglesi, anche se ha sempre giocato il Southampton, quest'anno è in Serie B inglese, per farci un'idea. I club inglesi sono estremamente, diciamo, costosi, sono sicuramente delle botteghe estremamente care, e quindi il diritto di riscatto è estremamente alto, più di 40 milioni di euro, che oggettivamente mi fanno pensare che la Juventus probabilmente o lo dilazionerà in varie, diciamo, sessioni di mercato, quindi nel caso in cui lo volesse acquistare, magari lo farebbe però in 5, in 2, diciamo in più tranche. Però, diciamo, pagare 40 milioni a questo giocatore, che non ha praticamente mai giocato a livelli altissimi, perché, come sappiamo, è vero, ha giocato in Inghilterra, ma ha giocato il Southampton, in questo momento sta giocando in Serie B inglese, quindi in Championship, quindi oggettivamente è un campionato completamente diverso rispetto alla Serie A, e bisogna vedere se riuscirà diciamo, a confermare a confermarsi un giocatore di grande prospettiva, anche facendo questo salto importante, perché passare oggettivamente dalla Serie B inglese a giocarsi uno scudetto, a giocarsi comunque la Champions, perché la Juventus, l'obiettivo principale della Juventus è arrivare in Champions League, quindi avere sempre l'obiettivo di vincere le partite, è un qualcosa sicuramente che è un bel cambio di vita, è anche un bel cambio di
di livello per quanto riguarda il suo modo di giocare, visto che ha sempre giocato in Serie B, adesso vedremo un po' se riuscirà a confermarsi anche in Serie A italiana. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo colpo della Juventus. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare e di condividere il video perché siamo quasi a 300 iscritti. Vi ringrazio per il supporto. Noi ci vediamo con un prossimo, vi ricordo anche del canale TikTok in descrizione, dove ci saranno tutti i video per quanto riguarda notizie di calciomercato, Serie A, vari shorts per quanto riguarda i riassunti delle partite, eccetera. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!